Faioli è almeno da 50 anni sinonimo di KTM in tutte le versioni, dall'azione diretta alla direzione alla vendita al controllo. Fabio Faioli è il Faioli, se possiamo dire, di seconda generazione, che ha evoluto l'azienda di famiglia e si è ancora più strettamente legato a KTM, al gruppo dei marchi KTM, in qualità specialmente di team manager. Naturalmente non prima di essere stato egli stesso campione del mondo di enduro. Quindi grazie Fabio Faioli per renderci visita, per comunicarci il piacere che abbiamo di averti con noi e per raccontarci un po' quella che è una situazione evoluta ai lettori di Moto.it e agli spettatori di questo Motofestival che è grandioso. Fabio, te ti sei visto in un certo senso complicare la vita negli ultimi anni, perché dal tradizionale messaggio dell'enduro sei diventato il portaparola anche di altre discipline del fuoristrada del gruppo KTM. Sì, hai fatto il punto della situazione, nel senso che prima ero responsabile della squadra KTM per l'enduro e si parlava, non so, di 4, 5, 6 piloti a seconda della stagione. E col passare del tempo sono diminuiti i piloti, ma sono aumentate le squadre. Sono aumentate le squadre, le discipline. Adesso gestisco per la casa madre, la squadra KTM, la squadra Gas Gas e la squadra Husqvarna per i tre campionati del mondo che sono nati, uno il solito tradizionale, l'enduro tradizionale, poi è nato il Super Enduro, il campionato del mondo indoor, e poi il campionato Hard Enduro, che sono queste gare estreme che vanno di moda, così di moda adesso. I piloti sono meno, abbiamo due piloti nell'Hard Enduro, due piloti nel Super Enduro e due piloti nell'enduro tradizionale, l'enduro GP, però il lavoro è aumentato parecchio, perché ovviamente le discipline sono diverse, hanno bisogno di diverse preparazioni, hanno bisogno di diverse motociclette, e l'allenamento dei piloti è specifico, e quindi i piloti sono quattro, ma lavoriamo come se fossero 12. Ecco, appunto in questi anni è vero che sono calati i numeri dei piloti, sono aumentati gli impegni dal punto di vista della disciplina e delle squadre, però per usare un termine freddissimo dei nostri giorni, sei riuscito direi a ottimizzare questo sistema complicato, perché alla fine della stagione 2024 possiamo dire che avete vinto quasi tutto, con un con un pizzico di orgoglio ti dico sì, siamo riusciti a vincere tutto quello per cui eravamo partiti, nel senso, quando competi a certi livelli parti per vincere, e noi ci siamo riusciti praticamente dappertutto. Abbiamo cominciato con il Super Enduro con Billy Bolt, dopo abbiamo vinto l'enduro tradizionale con Verona e con Garcia vincendo anche la GP, e l'Hard Enduro con Lettenbichler vincendo anche l'ultima gara con Bolt, che è stato praticamente lontano dalle gare per quasi tutta la stagione outdoor. E quindi sì, abbiamo ottimizzato perché abbiamo vinto tutto. Ottimizziamo anche perché con tutte le gare che ci sono, per forza di cosa devi cercare di incastrare il tutto e di ottimizzare i test, di ottimizzare le risorse, di ottimizzare i tempi, perché altrimenti anche solo temporalmente non riesci a starci dentro. La vedo un po' dura l'anno prossimo, perché ci saranno praticamente 4 gare in più, saranno 8, 8 e 8, e quindi sono già preoccupato sinceramente, però vabbè, ci siamo sempre riusciti, appunto, ad arrivarne a capo, lo faremo anche l'anno prossimo. Questa è una questione di calendario che comporta, diciamo, una maggiore mole di lavoro, di impegno e di attenzione, però non cambia la sostanza, voglio dire, essere riusciti a vincere quasi tutto e avere due piloti per specialità ed essere questi due entrambi i mattatori, comunque i dominatori, le figure preeminenti, vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire che nel corso del tempo non solo hai ottimizzato alla fine, ma hai ottimizzato, hai scelto, hai creato, diciamo, quell'ambiente nel quale i piloti, tra l'altro, per quello che ne so, quasi tutti almeno sono
felicissimi di appartenere alla tua famiglia in questo senso, più che alla squadra. È quel quasi che non mi torna. Perché però non sono sicuro di tutto, non si può esserlo mai. Però parli con Garcia, parli con Verona, parli con Lettenbichler, cioè con i campioni di questo momento, e capisci che c'è qualcosa di più in questa squadra. Tra l'altro, come altre volte ci siamo detti, in certe situazioni in qualche modo devi forzare delle scelte o comunque aiutare i piloti a scegliere una stessa moto piuttosto che un'altra a seconda delle esigenze del pilota e della fabbrica, eccetera. Quindi qual è il clima, qual è il segreto del clima che ti riesce a instaurare nelle tue squadre, nell'ambiente, diciamo? Ma sai, il mio lavoro principale è quello di far andare d'accordo le persone. E quando riesci a fare questa cosa, ovviamente tante volte bisogna essere inflessibili, ma tante altre volte bisogna essere un po' elastici e cercare di accontentare tutti, sempre nei limiti. E quando riesci a fare andare d'accordo tutte le persone, sicuramente il lavoro è più facile. L'importante nella nostra squadra è che sono tutti appassionati, fanno tutti un lavoro che gli piace e non dico che sia quasi un divertimento, ma alla fine vanno alle gare con soddisfazione, ci vanno volentieri. I piloti sono messi nella condizione, sono trattati, non dico bene, ma benissimo. Loro non ne approfittano, poi ce n'è qualcuno che ne approfitta un po' di più, qualcuno che non lo fa, comunque va bene. Qualcuno che è più esigente, qualcuno, sì, qualcuno che è più esigente, cioè, qualcuno è più rompiscato, qualcuno che è più accomodante, però diciamo che sono serviti, riveriti e coccolati quando hanno qualche esigenza, quando hanno qualche lamentela, qualcosa che non va, cerchiamo immediatamente di reagire, anche qui nei limiti del possibile. Abbiamo alle spalle un'azienda che non lascia nulla al caso. Abbiamo alle spalle il top per quello che riguarda le sospensioni, i motoristi e tutta la tecnica, quindi diciamo che è un po' un puzzle da mettere insieme e da tenere insieme, però per il resto devo dire che ho dei collaboratori validi, tutti appassionati, efficienti, e anche i piloti diciamo che al momento sono contento di tutti loro. Ripeto, ce n'è qualcuno magari un po' più esigente, qualcuno che ti semplifica la vita, qualcuno che fa il contrario, però alla fine sono contento, soddisfatto e non mi posso lamentare. Una domanda che ti faccio che è un po' delicata, lo capisco, non so se si può generalizzare al più possibile. Hai un pilota o più piloti per i quali senti di avere un debole o comunque hanno delle caratteristiche per cui, sicuramente, come dire, non si può che volergli bene? Sicuramente io ho il mio dream team, adesso non lo dico, quando smetterò di fare questo lavoro farò il mio dream team, la mia squadra ideale della 6 giorni o dell'hard enduro, nel senso che sicuramente, sai, ci sono dei piloti con cui leghi o hai legato un po' di più, qualcuno un po' meno, qualcuno che ti ha lasciato bei ricordi, qualcuno anche che ti ha lasciato delle amarezze o che alla fine se n'è andato, non dico in malo modo, perché alla fine non se n'è mai andato quasi nessuno in malo modo, però senza lasciarti niente, o invece sono piloti con cui, anche del passato, con cui mi sento tuttora, cioè penso che sia comunque una cosa normale, umana. Tra i campioni del mondo mi piacciono molto Garcia, a me personalmente, che li conosco il giusto, mi piace Garcia perché sembra un bambino sempre voglioso, sempre brillante. Mi piace Verona perché è veramente uno della famiglia. Mi piace Lettenbichler perché ha un atteggiamento che a volte sembra quasi da uno che viene da un altro mondo. Eppure tutti amano, dimostrano di amare lo sport che fanno. L'enduro è uno zoccolo duro del fuoristrada? Lo possiamo considerare in questo modo? Ma sicuramente l'enduro è forse la specialità che gode di più problemi, soprattutto ultimamente, però alla fine, come hai detto tu, lo zoccolo duro non molla mai. Io mi ricordo quando correvo già io, erano già anni che sentivo che l'enduro di lì a breve non ci sarebbe stato più, e così via dicendo, però alla fine siamo ancora qui, la nostra azienda vende ancora un sacco di moto da fuoristrada, fortunatamente. L'enduro non dico che la fa da padrone, ma quasi, e quindi sì, è die hard, dura a morire, l'enduro è duro a morire,
per quello che riguarda i piloti, sì, hai fatto un'analisi giusta con i piloti attuali. Ti sei dimenticato Billy Bolt, che anche lui, al contrario di Garcia, sì, Garcia è un bambino, dici che è un bambino che gioca sempre, Billy Bolt è un bambino cresciuto che gioca sempre, sì. E Lettenbichler sì, è un po' enigmatico ogni tanto, però diciamo che alla fine sono tutti bravi ragazzi e lavori, cioè ti viene voglia di lavorare con loro. E i sacrifici che facciamo tutti li facciamo volentieri, anche perché dopo quando c'è da tirare la cinghia o quando c'è da tribulare sono loro in primis che lo fanno. Quando si ha una squadra con pochi piloti, anzi misurati, o si vince o si perde. Se poi si è impegnati in tre diverse specialità, come dire, il peso, la pressione arriva da tre fronti diversi. È una pressione vera, è un senso di responsabilità che in qualche modo grava, o che è un accordo per cui tu puoi lavorare liberamente e per il meglio in ogni caso? Senza no, grossi... vabbè, allora, quando muovi così tante persone, così tanta gente, così tanto materiale, perché i ragazzi sono impegnativi sotto tutti i punti di vista, cioè materiale d'allenamento, materiale da gara. Poi noi cerchiamo di non lasciare nulla al caso, cerchiamo sempre di essere organizzati in toto per qualsiasi evenienza. Quando muovi così tante cose, alla fine la pressione c'è da parte dell'azienda su di noi, su di me, io cerco di non metterla, ma alla fine ce l'hanno anche i meccanici, ovviamente che non devono sbagliare. Io quando parlo di meccanici dico meccanici miei e tecnici austriaci con cui lavoriamo a stretto contatto, che possono essere quello delle sospensioni, i motoristi, i telaisti e ovviamente anche i piloti. Prendi Garcia, Verona e Lettenbichler, sono scrupolosi al 100%, cioè sono... Billy se lo sembra un po' meno, ma alla fine è quello che... da vedere alcune cose, ma alla fine sotto sotto è un professionista vero, solo che è un po' più guascone, un po' più forma fisica, ha la fortuna di avere talento e per il momento la forma fisica può permettersi di prepararsi solo facendo alcune cose e non tante altre come invece fanno tutti gli altri, e quindi la pressione c'è, è inutile negarlo, cioè da tutti verso tutti, ovviamente anche perché abbiamo i piloti più forti nelle varie specialità, certo, più forti del mondo, quindi è ovvio che parti per vincere, è ovvio che l'aspettativa è quella. Senti, sono tre discipline diverse, enduro, super enduro, hard enduro. Le differenze in un certo senso sono evidenti. Partendo dal presupposto che c'è poca intercambiabilità dei piloti, ovvero il solo Bolt in questo momento è bravo sia nel super enduro che nell'hard enduro, più o meno. Da cosa dipende questa, dove si deve leggere questa differenza tra le tre discipline per cui i piloti sono così specializzati? Ma soprattutto per il tipo di preparazione che fanno, perché io sono convinto che un Garcia e un Verona, se si preparassero specificamente per una specialità, per esempio per l'enduro indoor, per il super enduro, secondo me potrebbero essere vincenti. Ok, Bolt in quella specialità ha una marcia in più, si permette di fare il bello e il cattivo tempo, però sbaglia anche spesso. E qui perché quando è sotto pressione sbaglia spesso. Quindi secondo me l'intercambiabilità è quella, anche con un lavoro discretamente mirato. Bolt ha dimostrato di essere veloce anche nell'enduro tradizionale, perché quando è venuto a fare quelle due o tre gare è sempre stato molto veloce. Lettenbichler invece è specializzato e si prepara quasi esclusivamente per l'hard enduro, quindi lui è il più forte ma è anche quello che si prepara di più per quella disciplina, quindi non lo so, io sono sempre del parere che quando sai andare in moto ci sai andare in un modo o nell'altro, che la gara sia di un tipo, che la gara sia nell'altro, poi magari sei più portato per determinate situazioni e un po' meno per altre, però in moto ci sa andare un po' come quando si decide la cilindrata dei piloti, cioè un pilota che sa andare in moto sa andare forte col 250, col 350, col 500, alla fine è così, anche se i ragazzi ogni tanto dicono che non è vero, io la penso così.
I ragazzi, magari intanto i piloti. A volte sono anche delle piccole fisime, delle cose personali per cui uno si attende. Sicuramente. Senti, sicuramente. L'enduro tradizionale, classico, la vecchia regolarità. Io vedo, mi sembra di vedere, correggimi se sbaglio, che continua a fare dei grossi progressi sotto il profilo tecnico delle prestazioni dei piloti in gara. Al punto io vedo che oggi sbagliare anche nell'enduro, dove le velocità sono relativamente basse, può comportare una certa dose di rischio. È corretto dire che bisogna stare attenti molto anche a questo aspetto dell'evoluzione dell'enduro? Ma sai, come in tutti gli sport agonistici ai massimi livelli, l'evoluzione è l'essenza dello sport stesso, la ricerca continua dei limiti per poter performare meglio dell'avversario è l'essenza dello sport stesso, quindi lo possiamo vedere anche nel tennis con i materiali che usano anche solo per le palline e le racchette, gli sci che secondo me hanno portato gli atleti a un'esasperazione, a un livello di pericolosità tale che devono metterci secondo me un limite. E così anche le moto, cioè che siano da strada o da fuoristrada, i motori vanno sempre più forti, le sospensioni ti permettono di prendere gli ostacoli sempre più veloci, le gomme ti permettono di performare, di andare in posti che prima erano impensabili, si pensi alle gomme da hard enduro adesso morbidissime, cioè quando correvo io sembravano di legno, quelle di adesso sembrano fatte di gomma da masticare. Quindi i materiali e l'evoluzione e gli studi ti permettono di andare sempre più veloce, ovviamente quando sbagli le conseguenze sono proporzionali alle prestazioni del mezzo meccanico e delle tue stesse prestazioni di atleta. Un'ultima domanda, sei entrato te involontaria nell'argomento, quando correvi tu? Ormai. Possiamo riuscire a fotografare quello che era il mondo nel quale te eri campione del mondo e il mondo dell'enduro di oggi? Se ci sono delle differenze o dei progressi talmente elevati che portano a due fotografie abbastanza diverse? Ma sai, fondamentalmente... Oppure c'è qualcosa che lega ancora questi mondi? No, fondamentalmente le gare sono adesso come lo erano tanti anni fa. C'è la prova speciale di cross, la prova speciale di enduro, hanno aggiunto queste estreme che sono un po' più impegnative, ma fondamentalmente le gare sono uguali, le prestazioni, noi cercavamo il limite, io ovviamente penso che più di come andassi non potessi fare, perché ogni prova speciale, quando restavi in piedi 3 o 4 volte per miracolo, vuol dire che avevi fatto il tempo, se ti sembrava di averla fatta bene vuol dire che il tempo non era sufficiente. E anche adesso i ragazzi, le sensazioni sono le stesse, quando escono che hanno rischiato, che si accorgono che hanno fatto il tempo, qualche rischio l'hanno preso, quindi ovviamente ne parlavamo poco fa, i materiali ti permettevano di affrontare le buche, le curve in un certo modo, adesso le affronti in modo diverso, però sempre al limite. Io dopo ho dei flash nella memoria dove mi ricordo alcuni punti particolari dove dicevo io qua di più non posso andare, cioè proprio per la fisica, per come vado io, per quello che ho in mano adesso, sicuramente lo pensano anche loro. Dimmi. C'è differenza, sì, in che modo tra l'essere professionisti nella tua epoca, fra virgolette, quella di oggi, dal punto di vista dell'impegno Secondo me va molto da individuo ad individuo. Secondo me c'entra molto la capacità o il talento, nel senso che quando uno ha talento poteva permettersi di allenarsi un po' meno, ma questo succede tuttora anche nei professionisti. Il problema cos'è? È che quando il talento è sufficiente i risultati vengono, quando dopo magari c'è la gara più difficile, la gara più dura o passano gli anni, il talento non è più sufficiente, allora emerge ancora chi ha più preparazione. Però questo c'era anche ai miei tempi, c'erano i piloti più preparati che sopperivano al talento magari inferiore con la preparazione fisica, cioè con l'essere certo, sempre al 100%, magari invece c'era qualcuno che aveva qualcosa in più a livello di capacità e magari riusciva a guidare al 120% in alcune situazioni e all'80% in altre. Adesso io
Peter Hansel, per esempio, era un fuoriclasse. Lui, secondo me, non aveva bisogno di allenarsi molto perché gli veniva tutto facile, tutto semplice. Fatica, secondo me, non ne faceva e sarà allenato sicuramente. Però era un fuoriclasse. Adesso ho fatto un esempio che è fuori da noi, quindi quello è un esempio dei tempi. Per tornare come ultimissima domanda all'attualità, hai già un'idea, o penso di sì, ma ci puoi già dire quali saranno le configurazioni delle squadre dell'anno prossimo o bisogna attendere ancora qualcosa? No, noi non cambiamo, nel senso che andiamo avanti con Garcia, con la piccola cilindrata, Verona con la 350 o 450, adesso la proviamo settimana prossima, uno su KTM e l'altro su GasGas, nonostante tutte le voci che girano. Certo. Billy andrà avanti con Billy Ball con Husqvarna e Letten Bicker con KTM, quindi per quello che ci riguarda non cambiamo niente. Squadra che vince non si cambia, dicono. Quindi sei obbligato a vincere altri 4 campionati del mondo. Dici? Vabbè, adesso avremo delle novità sulla squadra junior, noi diamo sempre una mano a qualche junior, quest'anno è l'enduro tradizionale. Abbiamo vinto la Youth, la 125, abbiamo vinto la Junior con Alin. Nell'Hard Enduro siamo riusciti, e questo te lo dico con un pizzico di soddisfazione, ad arrivare secondi con Wade Young, a cui abbiamo preparato la moto, ma una moto fondamentalmente standard, moto e sospensioni aftermarket, ed è arrivato secondo dietro Letten Bicker, e questa non ti nascondo che è una mia soddisfazione personale, perché ho insistito io per supportare Wade, sarà stato un po' anche la sua voglia di arrivare davanti alla squadra per cui correva l'anno scorso, comunque ha finito secondo, quindi oltre alle vittorie devo dire che anche le vittorie nell'enduro tradizionale con i giovani e il secondo posto nell'hard enduro con Young mi ha dato soddisfazione. L'anno prossimo cercheremo tramite il nostro team supportato di aiutare ancora qualche giovane e speriamo che tornino i risultati anche lì. Sicuramente torneranno, perlomeno è quello che noi tutti ci auguriamo e ti speriamo. Auguriamo. Grazie. Fabio, grazie mille come sempre. Grazie a voi, è stato un piacere. E grazie per il piacere che ci offri, chiaramente.